È stato un cortometraggio figlio di esperienze vissute che poi abbiamo deciso di raccontare, appunto drammatizzando questa storia con quella finzione che è stata appunto messa in scena nel cortometraggio. Però sono state esperienze abbastanza, siccome parla del disturbo ossessivo compulsivo, quindi è soltanto una situazione messa in scena in una maniera molto più concitata e molto più drammatizzata per parlare di quella che è la situazione giornaliera e quotidiana di chi vive quella condizione psicologica. Quindi quello che vediamo in scena è un'esagerazione che però rappresenta quello che magari una persona che vive quel tipo di problema sente dentro, anche se al di fuori sembra tutto normale, tutto calmo. Ma io penso che, cioè, i festival in generale siano una situazione, cioè un po' un cuore pulsante di questo tipo di narrazioni, nel senso che non, essendo appunto il cortometraggio. E poi io credo che il Digital Media Fest ci siano anche altre declinazioni del cortometraggio che non conosco bene, però è il luogo per questo tipo di narrazioni, quindi è importante ovviamente.